Ciao a tutti amici dell'Italiana Fitness, eccoci qui ritrovati di nuovo per eseguire la nostra lezione di ginnastica posturale che oggi divideremo in due fasi, anzi in tre fasi. La prima è sempre la parte di mobilità articolare seguita da lezioni, da esercizi specifici per la colonna vertebrale e di elasticizzazione, quindi tutta la parte diciamo leggermente più complessa che va a cercare di modificare e allentare un po' le tensioni accumulate nella zona vertebrale, quindi ossea, susseguita poi dalla parte di lavoro antalgica, come al solito, sulla parte muscolare, quindi più contro i dolori e più di detensione della parte muscolare. Quindi iniziamo come sempre con la nostra parte di riscaldamento importante di mobilità articolare dal tratto cervicale in maniera discendente fino alla parte del fino al bacino. Quindi iniziamo veramente con estensione e flessione del capo. Allora, come al solito vi ricordo i dettagli da seguire nell'esecuzione degli esercizi del tratto cervicale. Occlusione non stretta, quindi andiamo a tenere un morso morbido, non andiamo ad interferire sul tratto cervicale con l'occlusione. Respirazione costante, movimenti lenti. Rotazione. Circonvoluzione, o in senso orario o antiorario, manteniamo sempre lo stesso senso. Lentamente mi fermo al centro. Bene, iniziamo subito a lavorare anche sulle spalle con le mani in appoggio, circonduzione verso dietro. Adesso iniziamo a lavorare invece sulla circonduzione dell'intero arto superiore. Quindi alzo in alto, ruoto il palmo della mano all'esterno, vengo dietro. Salgo, ruoto, dietro.
cambio braccio. Tratto dorsale e anche con le spalle, quindi spinta in alto come se dovessimo arrampicarci, come se dovessimo afferrare qualcosa. Sull'inclinazione laterale, ginocchia piegate, inclino in espirazione, quindi prendo aria, non mettete di nuovo quando è l'inspirazione e quando è l'espirazione, che ci hanno fatto una lezione intera tutta sulla ginnastica respiratoria. Sempre piegate, sia in posizione di partenza che durante il movimento. Flessione del busto avanti, arrivando in sospensione senza intervento muscolare, lascio giù, mi lascio bene, tengo questa posizione e inizio con gli denti con legge. Uno per tornare, srotolo la colonna lentamente, quindi andando in contrazione, spingo indietro la parte lombare, lentamente srotolo la colonna, sdrucciolando la vertebra alla volta, arrivando alla zona dorsale, intermedia, zona cervicale, e ultimo muovo la testa. Bene, mani sulle spalle, continuiamo un po' di lavoro di mobilità per le scapole, in apertura e spalto il coraggio prendo aria, avvicino i gomiti, punto fuori. E giù le braccia, ruota ancora. Questo. Adesso andiamo a mobilizzare il bacino e la coxo femorale, quindi l'anca. Partiamo col bacino, esercizi già spiegati nei video precedenti, quindi basculamento del bacino, antiversione e retroversione. Spiego subito in posizione sul piano sagittale, piedi altezza bacino, ginocchia piegate, mani sulle creste iliache anteriori e posteriori, in presa. Ci aiutiamo proprio con le mani nell'eseguire il movimento in avanti e indietro. Avanti, proietto queste ossa anteriori del bacino in avanti, indietro le proietto verso dietro. Inspiro in arco la zona lombare. Espiro, riduco la curva sempre nel tratto lombare, senza muovere spalle, senza muovere le gambe, quindi non devo andare a ciondolare,
mantengo le ginocchia leggermente piegate, cerchiamo di tenere immobili le spalle e lavoro solo sulla mobilità del bacino. Zona lombare va ad elasticizzarsi grazie al movimento di attiversione e retroversione. Quindi buono questo esercizio, soprattutto per chi soffre di lombalgie dovute a forti tensioni accumulate in questa zona, a una rigidità ossea articolare. Automatizzato il gesto, possiamo provare anche senza aiuto delle mani. Naturalmente le mani seguono una spinta in avanti e indietro, quindi mi raccomando, il movimento delle dita devono essere queste, poggiano bene, spingono avanti, spingono indietro. Sì, come l'ho detto, se ci riusciamo anche senza, come state più comodi. In arco, prendo aria, si accentua questa curva, si butta fuori. La stessa curva lombare si riduce. Quindi in retroversione i muscoli che sentiremo attivarsi e che dovranno attivarsi per eseguire questa retroversione sono l'addome e i glutei, insieme si contraggono, portano in retroversione il bacino. Bene, una volta eseguita l'attivazione della retroversione andiamo a mobilizzare il cingolo, la coxa femorale, quindi l'articolazione dell'anca, iniziando solamente con degli esercizi di mobilizzazione in extra rotazione e intra rotazione. Quindi apro, ruoto, fuori, poggio il piede, apro, salgo, ripoggio, apro, poggio, apro, poggio, apro. Ottimo esercizio di prevenzione per problematiche artrosiche, quindi per chi soffre di coxartrosi questo esercizio è buono per mobilizzare l'articolazione dell'anca. Cambio lato, mano in appoggio, mano opposta sul fianco, rotazione esterna, rotazione interna. Ok, se avete spazio potete continuare a eseguire una mobilità dell'anca oscillando avanti e indietro con l'arto inferiore. Il movimento della gamba deve essere alternato a quello del braccio e dobbiamo eseguire dei movimenti col busto insieme al braccio, quindi il busto non è fermo ma va avanti e indietro, avanti e indietro. Attenzione a non buttare giù niente e cambio lato, quindi oscillazione decontratta dell'arto inferiore. E mi fermo. Bene, siamo pronti per entrare nella fase centrale della seduta di ginnastica posturale, quindi partiremo con degli esercizi a terra con il tappetino da seduti. Come vi ho appena accennato, inizieremo la parte di lavoro a terra, quindi tappetino, ci mettiamo seduti e iniziamo una sequenza di esercizi di elasticizzazione della colonna vertebrale. Su diversi piani andremo a lavorare, quindi inizieremo a sviluppare il lavoro prima sull'inclinazione laterale del busto, poi su una rotazione del busto a destra e a sinistra, successivamente inizieremo a lavorare sulla flesso estensione del busto e infine andremo a inserire un ultimo esercizio leggermente più complesso partendo da decubiti proni, quindi da pancia a terra, e sempre come la quale finalità è sempre quella di elasticizzare la colonna vertebrale. Quindi nel primo esercizio la posizione di partenza dovrà essere a gambe distese, mani in appoggio a terra, altre gambe sempre divaricate, le braccia si trovano in un appoggio laterale, fianchi quindi non vanno troppo indietro perché sennò andremo ad assumere questa posizione
sconsigliata, ma dobbiamo mantenere comunque una colonna vertebrale verticalizzata con le mani in appoggio vicino ai fianchi. Da qui iniziamo a eseguire un'inspirazione, quindi prendo aria, butto fuori aria e eseguo il seguente movimento: flessione della gamba all'interno, movimento del braccio che accompagna l'inclinazione laterale del busto in espirazione, torno in posizione. Ancora dal lato opposto, prendo aria, flessione della gamba, inclinazione laterale del busto, fuori aria e torno. Quindi il movimento si esegue senza sollevare il bacino da terra, è importante che non avvenga questo, se no non ci sarebbe nessun effetto nel rachide lombare, ok? Quindi seduti bene a terra, il sedere è immobile, il bacino non si muove, prendo aria fuori e torno. Il braccio che fa da sostegno a terra può anche piegarsi un pochino, l'importante è che nel piegarsi non si vada a sollevare il bacino, quindi si piega un po', permette così al busto di andare in inclinazione, ma non vada a sollevare assolutamente il bacino da terra, e torno. Ultima inclinazione da un lato, ultima dall'altro. Ottimo. Bene, nel recupero, prima di passare all'esercizio successivo, uniamo le gambe, fletto le caviglie, afferro le punte, vado sull'allungamento sulla catena posteriore per 30 secondi. Respiro costante. Allungamento di Henderson classico, statico. Ancora 10 secondi. Gambe divaricate, entrambe le mani sulla gamba. Uno e stop e torno in posizione. Una volta eseguito l'esercizio sull'inclinazione del busto a destra e a sinistra, andiamo a lavorare da una posizione seduti a gambe incrociate. La posizione seduti a gambe incrociate, qualora si avesse un blocco dell'articolazione dell'anca o una difficoltà a stabilizzare la colonna, è leggermente più difficile, quindi un consiglio che vi do è quello o di creare un rialzo col tappetino stesso, magari arrotolandolo, spessore, ci sediamo sopra, o prendere magari un altro rialzo per metterci seduti, e sicuramente sarà più comodo ancora di più per stabilizzare la schiena. Se abbiamo un appoggio possiamo utilizzare una parete, ma non nel primo esercizio che eseguiremo, ma nel secondo, perché nel primo dobbiamo dare spazio comunque al busto che deve seguire delle rotazioni. Quindi il consiglio principale che vi do può essere quello di creare un rialzo e di metterci seduti sopra questo rialzo. Quindi posizione di partenza, gambe incrociate, dorso delle mani all'interno delle ginocchia, quindi bene in questa posizione. La colonna è verticalizzata, ricordiamo, cerchiamo di non tenere queste posizioni di chiusura, quindi non dorso flesso né troppo indietro, ma
mani, dorso, parte esterna all'interno delle ginocchia. È importante questa posizione in quanto dovremo dare una spinta col dorso della mano all'interno del ginocchio per eseguire l'esercizio. Quindi posizione di partenza, inspiro, espiro, spinta con la mano dentro il ginocchio, rotazione del busto, torno in posizione, prendo aria ancora, spinta, torno. Allora, il concetto principale da capire è che il busto si vuota grazie alla spinta delle braccia. Non andiamo a ruotare il busto attivamente per opera dei muscoli della colonna vertebrale, ma dobbiamo essere bravi ad eseguire l'esercizio grazie alla spinta degli arti superiori. Quindi alla fine dell'esercizio potremo sentire una stanchezza nella zona delle braccia. È importante che non avvenga questo, ma che siano le braccia a spingere a ruotare il busto, perché dobbiamo non attivare i muscoli della colonna vertebrale, ma far sì che bypassando questi muscoli possiamo così attivare e lavorare bene sulle vertebre e sui legamenti intervertebrali, ok? Quindi prendo aria, fuori aria, torno in posizione, ancora. Fatica sulle braccia, ok, Testa e busto ruotano insieme. Continuo almeno ancora un paio di minuti. Se fossimo stanchi potremmo distendere un pochino le gambe, recuperare un secondo, rincrociare nuovamente le gambe e continuare. E stop. Bene, recupero un pochino, scivolo un pochino avanti, tengo un attimino questa posizione, respiro, e torno su. Bene. Quindi una volta lavorato sui movimenti di rotazione iniziamo a lavorare sui movimenti di flesso e estensione del busto. Lo mostro sul piano sagittale, quindi dorso delle mani sempre all'interno delle ginocchia, gambe sempre incrociate, colonna verticalizzata, espiro, fletto il busto, inspiro, spingo su, estendo il busto. Quindi è importante che nel movimento di estensione avvenga questo srotolamento della colonna dal tratto lombosacrale alla parte cervicale e alla testa. Quindi espiro, addome in attivazione, spinta delle braccia, mento retratto, concludo l'esercizio. Quindi primo passaggio l'addome spinge e porta indietro la zona lombare, secondo passaggio le braccia spingono e ci portano sul busto, la zona dorsale, terzo passaggio mento retratto, verticalizzo la zona cervicale allungando i muscoli paravertebrali del tratto cervicale, fuori aria, dentro aria, addome, braccia, spingo, mi raccomando la spinta delle braccia, non estendo il busto attivamente, ma estendo il busto grazie alla spinta degli arti superiori. A
addome, dietro tratto lombare, braccia, tratto dorsale, mento, fuori, addome, braccia, mento, fuori. Ultime due volte, addome, braccia, mento, fuori, ultimo, addome, braccia, mento, fuori, aria, recupero. Mi stendo un attimino le gambe e ci prepariamo a eseguire il successivo esercizio elasticizzante da posizione prona, leggermente più complesso, quindi potremmo sudare un pochino durante questo esercizio. Quindi la posizione di partenza, come vi ho detto, è questa, decubito pronto, mani altezza del petto, da qui la spinta delle braccia mi porta indietro il busto proiettando il sedere verso i talloni, ma non arrivo a toccare i talloni, giù cercando di avvicinare il più possibile il petto a terra e torno in appoggio. Quindi spingo sulle braccia, porto indietro il bacino, non arrivo sui talloni perché le mani non si spostano dal punto di partenza e cerco nel tornare giù di avvicinare il più possibile il petto a terra, torno. Quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro. Un esercizio tra una ripetizione e l'altra possiamo recuperare un pochino perché si può avvertire un po' di stanchezza sugli arti superiori, quindi sulle braccia. Qui fuori. Di avvicinare il più possibile il piatto a terra e torno in appoggio. Cerchiamo di non lanciarci alla fine. Uno. Ultime due ripetizioni. Via. Prendo. Fuori. Prendo. E fuori, stop. Quindi torno sulla posizione e ci prepariamo alla seconda parte di lavoro da terra, molto più semplice, molto più rilassante, mirata soprattutto alla parte antalgica di lavoro contro i dolori nella zona della colonna vertebrale. Dunque andiamo a posizionarci in posizione supina, quindi pancia in alto. Iniziamo con un esercizio antalgico per una zona dove frequentemente si presentano fastidi e dolori a livello della colonna vertebrale, quindi la zona lombare. Gli arti inferiori sono distesi. Più su e meno. Centro tutto. Con la mano sinistra andiamo a prendere il ginocchio destro. Lo afferriamo e lo sovrapponiamo all'arto inferiore che sta disteso, portando il bacino in rotazione. L'altro braccio sta per fuori, altezza spalla. Ruoto la testa verso il braccio che tengo in fuori, in modo tale da tenere il bacino in rotazione ma il busto nella zona dorsale in appoggio a terra. Tengo questa posizione per 3 respirazioni. Lascio la gamba, tengo in fuori il braccio opposto, afferro l'arto inferiore opposto, rotazione del bacino, rotazione della testa verso il braccio fuori, 3 respirazioni. Torno. Metto una piccola variante nell'esercizio, afferro. Porto questa volta più che sovrapposta l'arto inferiore, il ginocchio
spalla controlaterale, quindi della spalla del braccio che afferra. E stavolta posso anche non ruotare il cavo verso il braccio fuori. Andiamo ad avvertire prevalentemente l'allungamento nella zona del medio gluteo, principalmente nello strato più profondo andiamo ad allungare il muscolo piriforme. Torno in appoggio, cambio gamba. Il muscolo piriforme è un muscolo rotatore dell'anca, quindi permette di fare la rotazione esterna, che se va in ipertono va a comprimere il nervo sciatico a causa della sua posizione, che intercorre proprio sopra il nervo sciatico. Quindi questo è un modo per poterlo tenere un pochino in allungamento. E torno in posizione. Adesso vi mostro un altro esercizio da dove ci siamo, sempre a tangico per la zona lombare, perché andiamo, continuiamo ad apportare in allungamento il muscolo piriforme. Quindi gamba sovrapposta all'altra, quindi in questo modo malleolo esterno sulla ginocchio, vado ad afferrare l'arto inferiore sottostante portandolo in direzione del petto. Tengo questa posizione sempre per tre atti respiratori. E torno, cambio gamba, sovrappongo, posso passare sotto se non arrivo dall'esterno. Tre respirazioni. Nel gluteo della gamba che sovrappongo e torno. Una volta arrivato in posizione vado a svolgere il secondo esercizio, il terzo esercizio antalgico, arti superiori in questa posizione, quindi per fuori basso, avambraccio in direzione del soffitto, vado a sollevare il bacino grazie alla contrazione dei glutei e alla spinta dei gomiti a terra, quindi incentriamo bene la spinta sia sulle braccia che sui glutei, non andiamo a spingere solo sui gomiti, se no avvertiremo troppa tensione nella zona cervicale, ma andiamo a spingere sul bacino con la contrazione dei glutei e della spinta sui gomiti. Tre respirazioni, torno giù. Quindi, oltre a tonificare i glutei, una parte importante per stabilizzare la colonna, andiamo a portare in allungamento i muscoli lombari. Spingo, contraggo. Tre respirazioni. Altre due volte, spingo, contraggo, spingo gomiti, contraggo glutei, tengo tre respirazioni, torno, ultima esecuzione, spingo, gomiti, contraggo glutei, tre respirazioni. Una volta lavorato sulla zona lombare, avendo eseguito questi tre esercizi della zona lombare, andiamo a sviluppare il lavoro sul tratto cervicale, quindi altra zona molto soggetta ad algie. Quindi, posizione di partenza che andiamo a tenere è supini, sempre pancia in alto. Da qui le ginocchia sono piegate, piedi a terra, un braccio sta per fuori basso, quindi non completamente attaccato ai fianchi, leggermente in fuori, l'altro braccio sopra il capo, la mano si ferma prima dell'orecchio, afferra la testa e porta in allungamento la zona cervicale. Tre respirazioni complete. Denti non a contatto. E torno lentamente. Quindi mi raccomando, non occlusione stretta, eh? Cambio lato, afferro, inclino. Tanti di voi tendono a fare una rotazione sia da un lato che dall'altro, ma dobbiamo evitare la rotazione e lavorare solo sull'inclinazione della testa. Torno. Poi andiamo a lavorare su altri, sull'altra parte muscolare del collo, quindi la zona posteriore del tratto cervicale, ma ripresa su a livello dell'occipite, protuberanza che sentiamo dietro la nuca, quindi questo ossetto, questo ossigeno qui, afferro la testa, gomiti vicini, fletto il collo, mento allo sterno, tre respirazioni.
ad eseguire un esercizio sempre nella zona cervicale, solo leggermente complesso, quindi dovete stare molto concentrati e attenti a quello che vi dico. L'esercizio lo andiamo a dividere in tre fasi, sono tre fasi di spinta, ossia tre fasi di trazione nella zona cervicale. La trazione andrà ad essere eseguita sempre durante il momento dell'espirazione, quindi quando mi dirò di buttare fuori aria. La posizione di partenza sarà la seguente: non è semplice, quindi attenzione. Pollice all'ATM. Quindi che cos'è l'ATM? Quindi spieghiamo tanto. È il punto che andiamo a percepire aprendo e chiudendo la bocca qui vicino all'orecchio, in questa zona qui. Quindi occlusione, articolazione temporomandibolare, quindi punto di inserzione dell'osso temporale e la mandibola. Qualcuno potrà sentire un click in quella zona, perché vuol dire che c'è una leggera compressione della parte cartilaginea. E il resto delle mani dietro l'occipite, quindi dove stavano prima nella bocca. Da qui andiamo a eseguire in un primo momento un'inspirazione, e come vi ho detto prima, durante l'espirazione eseguo la prima trazione verso dietro, prendo aria di nuovo, seconda trazione verso dietro, prendo ancora aria, terza trazione verso dietro e lascio. Quindi come avete ben visto, io non ho fatto né flessione né inclinazione, non ho mai sollevato la testa, ma ho eseguito il movimento verso dietro in allungamento senza mai sollevare la testa dal tappeto. Quindi ve lo dimostro, prendo aria, fuori aria, dentro aria, fuori e lascio giù le braccia. Stesso esercizio ma portando in inclinazione la testa, prendo aria, però eseguiamo una sola e unica trazione, porto fuori, tengo 20 secondi, inclino dal lato opposto e traziono verso dietro in espirazione, prendo aria, fuori aria, e torno in posizione e lascio giù le braccia, recupero. Quindi una volta ben eseguiti esercizi di allungamento e antalgici per il tratto cervicale, concludiamo la lezione di oggi lavorando sempre un pochino sulla respirazione. Quindi iniziamo con due tipologie di respirazione, una diaframmatica e una paradossa. Nella respirazione diaframmatica iniziamo a percepire solamente un aumento di volume della zona addominale in inspirazione, quindi mano torace, mano sulla pancia, inspiro, gonfio la pancia e fuori aria, rilascio. Ci rilassiamo il più possibile. Il mio morso è rigido, quindi la bocca può essere anche un pochino socchiusa.
passiamo adesso alla respirazione paradossa. Prendo aria, gonfio il torace. Espiro, butto fuori aria. Gonfio la pancia in respirazione. Torace. Pancia. Di oggi maggior termine, spero sia stato sempre di questo gradimento e vi aspetto al prossimo appuntamento per migliorare la nostra postura e per migliorare tante situazioni e doloretti che possono sopraggiungere soprattutto in periodi di grande inattività come in questo periodo. Quindi un forte abbraccio, ci vediamo presto e ciao a tutti.